Attendo al buio e nella pace, gli occhi puntati sul crocifisso. Gesù mi ha promesso che mi porterà con sé. Aspetto l'amore. Fra 5 ore vedrò Gesù. Sapete chi scriveva così a Mart Robin? Chi è l'autore di queste parole? È Jacques Fesch. Chi è Jacques Fesch? È un assassino di 24 anni che oggi è, tra virgolette, oggetto di studio da parte della Chiesa, cioè è stata aperta per lui la causa di beatificazione, Jacques Fesch. E queste parole Jacques Fesch le scrive la sera prima della sua condanna a morte. Difatti fu ghigliottinato per aver ucciso, per essere stato un assassino a 24 anni. Attendo al buio nella pace, gli occhi puntati sul crocifisso. Sono parole di una persona che ha lasciato entrare nella sua immondizia, nella sua miseria, che ha lasciato entrare nel suo peccato grave la misericordia di Dio. Sono parole di un uomo che si è pentito e che, come il buon ladrone, ha chiesto al Signore di andare con lui nel Regno dei Cieli. Lui parte con la speranza che l'amore lo incontrerà. Ecco, vedete come la santità non ha limiti, non ha confini. La santità ha solo un ostacolo, e lo abbiamo detto qualche giorno fa, l'orgoglio. Non il peccato, l'orgoglio. L'orgoglio è certamente un peccato, ma l'orgoglio umano è ciò che blocca la via verso la santità. È Jacques Fesch che scrive queste parole a Mart Robin, poiché era in corrispondenza, un'altra figura importante della spiritualità francese, dimostra come il Signore sa sanare il cuore di ogni persona. Vedete, oggi nella Chiesa noi commemoriamo tutti i fedeli defunti e quindi commemoriamo anche Jacques Fesch, preghiamo anche per lui, ma anche lui deve pregare per noi. Il pensiero della morte, il pensiero che ciascuno di noi può finire, no può, finisce, che prima o poi noi finiamo, non è un pensiero che ci deve opprimere, rattristare, ma è un pensiero che ci deve impegnare nel nostro diventare santi, scendendo nella nostra immondizia, nelle nostre miserie, per poi poter risalire. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!